È bella la sala, però, molto bella. Professore. Sì. Benvenuto. Si conosce Chiara. Chiara. Protagonista. E calma, devi sbattere tre volte, professore. Tre volte. Aspetta, tre volte. Questa è la scheda che abbiamo fatto del film. Grazie. Ti dico com'è nata l'idea di raccontare la storia di una donna che perde il marito e il compagno in un incidente sul lavoro e nonostante questo, forse per colpa di questo, sta benissimo, cioè non gli succede nulla, perché il tema centrale, la linea narrativa, diciamo, principale è questa. Tanti anni fa, credo più di 15, mi capitò durante un anno solare di leggere tante interviste e di vedere interviste in televisione, di leggere di documentari, insomma, che riguardassero, che coinvolgessero delle donne sempre, che erano mamme, mogli, figli, sorelle, di persone morte in un incidente o in vari incidenti, anche incidenti dove morivano 6-7 persone insieme. E tipo la quarta volta che vedevo sta roba mi sono detto, ma questa gente riuscirà a stare come dovrebbe stare in questi giorni, no? Subito successivi alla cosa, non è che gli sfugge causa l'attenzione mediatica, comunque la grande attenzione che c'è da parte di tutti, che poi a volte è più autentica, a volte meno, non è che gli è sfuggita l'emozione e non la rendono più. Ah, voglio chiedere una cosa che ho letto, cioè alcuni critici hanno hanno sostenuto il fatto che lei in qualche modo, tutti i componenti della troupe in qualche modo recitano come recitava lei, cioè ha voluto lei da regista fare... ma secondo me non è vero. No. Beh, recita come recitava lei, si ricorda come recitava, sì. No, nel senso che ho chiesto agli attori, a lei soprattutto, potresti rispondere a sta domanda? Diciamo che lui non mi ha mai chiesto che Carolina doveva essere come lui. Io leggendo la sceneggiatura ho capito che Carolina era molto simile a Valerio, aveva un po' l'ironia di Valerio. E quindi ho cercato di ispirarmi a lui, ma senza perdere poi quella che è la mia di natura, perché sono diventato poi l'imitazione di Valerio, ed è impossibile. E, questo è. Però gli altri attori... No, però il modo di recitare magari quello attento, io pure non ho mai diretto degli attori e mi sono trovato a non sopportarmi, perché gli chiedevo delle cose, è come una metafora calcistica, è come se tu giochi a pallone in un ruolo in un certo modo, diventi allenatore, metti uno a giocare e dici, ma perché gioca così? Perché dice... Cioè tu che sei abituato a giocare, no, dice, ma io so io, ha capito, ma poi, insomma... Cercare l'immediatezza, la naturalezza, la spontaneità delle scene, cercando poi di non dire come fare, perché non si fa così. A me il regista che mi dice dilla così, ma hai visto quello? Mi fa così, me vado. Dal momento che io riuscivo a pensare come pensava appunto Carolina, ero nel personaggio. E quindi abbiamo parlato tanto del suo passato, insomma, di tipo di persona poteva essere, e soprattutto lui mi diceva sempre una cosa: Carolina non ha filtri, Carolina è una che magari dice una cosa e poi si rende conto di averla detta dopo, quindi devi riuscire ad arrivare a quello. E, parlando tanto con lui, quello è stato il lavoro per arrivare, diciamo, a lei. Razionalmente parlando faccio anche fatica a spiegartelo, perché poi è una cosa che ho cercato di vivere di pancia ogni momento, e lasciami andare, cerca di divertirti, perché comunque avevo anche delle scene dove aveva dei dialoghi molto pesanti e lui voleva sempre una leggerezza in lei, che era poi quella, è la cosa che la rende così interessante, secondo me. Che cosa fa quel fratello sopravvissuto al padre? Lo obbliga a farsi riconoscere come figlio, no? Lo porta lì, si fa picchiare, lo lascia fare, perché facendo così stabilisce
una parità, cioè una regolarità di ruolo. Papà picchia me, io sono il figlio, quindi papà sa che io sono il figlio e io so che lui è il papà che mi picchia, insomma, cose abbastanza medievali, ma molto... Però quella roba lì al vecchio gli dà la forza di rinunciare al corteo, al megafono, alle bandiere, insomma, comunque a un tipo di lotta, no, che lui conosceva, per farne una nuova, assolutamente rivoluzionaria, quello di portarsi via il morto, cioè di non lasciargli il cadavere del figlio, non lasciarlo ai compagni in fabbrica, alle istituzioni che organizzano i funerali pubblici, ai giornalisti. Quindi è, e far fare questa roba a uno di 80 anni ha significato, vorrei dire che questo è un paese in cui molto spesso dei vecchi si dice, no, che hanno paura, che sono il male di questo paese, che però c'è ancora. E io ho conosciuto qualcuno anche all'interno del mio mestiere, parlo di Monicelli e parlo di scuola soprattutto, c'è anche gente che fino alla fine aveva un rodimento di culo nei confronti della società in cui vivevano, dei temi forti da trattare, da cui, cioè, noi in confronto sembravamo i nonni di queste persone, per cui quando parlavano di quello a cui il cinema serviva, per esempio, no? Quindi è stato quasi un omaggio poi alla loro grandissima giovinezza e voglia di cambiare le cose, nonostante avessero 80 anni, più 80 e più anni, Mario ce ne aveva 90 e passa. Io, cioè, a me questa esperienza mi è piaciuta un sacco, ma non tantissimo, cioè mi è piaciuta ma anche non mi è piaciuta. È faticoso, è una cosa mostruosa, perché da attore c'è una responsabilità limitata, no? All'interno della storia c'è la responsabilità della scelta del film che fai, io quindi ho sbagliato, ora me le porto sul groppone, però poi sei un'arma nelle mani di qualcuno, o uno strumento meglio, ecco, di qualcuno che dirige l'orchestra, quindi c'hai la responsabilità, l'abbiamo chiamata al bisogno, sei come una pasticchetta che ti fa passare mal dei denti 3-4 ore. Il regista è uno che ha la responsabilità totale di quello che è un film, cioè l'idea, come raccontarla, perché, come farla arrivare alla gente, insomma. Ed è bello pure prendersi una responsabilità così grossa, quasi io me la sono presa dopo 25 anni di attore, il motivo c'è, forse. E credo che comandino sempre le storie da raccontare, quindi è inutile andare. Il secondo film è sempre complicato, perché per chi ha fatto una bella opera prima, io da attore l'ho sempre preso per il culo, dicevo, ma tanto. La seconda la tocchi sicuro, perché puoi alzare il livello, puoi fare il coatto, e puntualmente a quelli a cui ho detto questa cosa è sempre successo così, infatti non mi chiamano più. Siccome io conosco questo grande tranello del secondo film, allora adesso stiamo parlando in questi giorni, questo è saranno altri 15 anni, no, non scherzo. Però comanda la storia, se c'è una storia e c'è la voglia di farlo, io mi direi che mettermi in scena dentro un mio film, che è una cosa che qui proprio io ho scelto di non fare perché volevo godermi quest'altro mestiere, pure quella è una tentazione, potrebbe essere, mi sa che diventerei pazzo, però, che significa avere, non so, io già ho un superiore che mi aspetta fuori tutti i giorni, però lì secondo me massacra, perché mi devo giudicare, devo scegliere cose, mi non ci rimango in sa questo. Ci rimango in sa. Altre curiosità? Andiamo a scena. Vanno, grazie per essere venuto, alla prossima. Grazie. Complimenti perché lo sopporti. Sì. Grande donna, ha capito tutto. Grazie, arrivederci. Complimenti, grazie. Una foto dopo ti mandiamo a mangiare. No, voi dovete mangiare. No, noi abbiamo mangiato. Io pure.